Se c'è un modo per accogliere come ospite Gesù presso di noi, è quello di saperlo riconoscere proprio nelle persone che dobbiamo saper accogliere, che dobbiamo saper portare nella nostra casa, alle quali dobbiamo aprire anche le nostre porte. E sappiamo bene che questa accoglienza non sempre siamo capaci di farla. E allora Marta ci ricorda appunto questo. Attraverso la parola di Dio ci insegna ad essere sempre pronti, ad aprire le porte a qualsiasi ospite, soprattutto a colui che meglio ci rappresenta, il Cristo povero e sofferente, proprio perché accogliendo i poveri accogliamo Cristo e accogliamo Dio nella nostra casa. Questo esempio certamente lo ha realizzato anche San Pio, che pur vivendo una vita di contemplazione non ha dimenticato i poveri e i sofferenti.